Bentrovati gentili telespettatori, il nostro telegiornale di oggi è un lungo speciale tutto dedicato all'iniziativa Per Mille Strade che i giovani di tutta Italia e anche i giovani della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro hanno vissuto a Roma con un cammino speciale e l'arrivo poi al Circo Massimo per vivere la veglia di preghiera con Papa Francesco e poi il giorno successivo la messa con il cardinale Gualtiero Bassetti. E l'Angelus, la preghiera dell'Angelus, sempre con il Santo Padre. Andiamo innanzitutto a rivivere insieme quello che è stato il cammino dei giovani della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro in vista dell'incontro al Circo Massimo con il Papa. Buonasera. Oggi pomeriggio ci hai accolto qui nella vostra casa generalizia, qui vicino all'Abbazia delle Tre Fontane, la casa generalizia delle piccole sorelle di Gesù, che si ispira proprio al piccolo fratello Carlo di Gesù, Charles de Foucauld. Cosa vuoi dire ai nostri giovani che hai già parlato con loro, ma quale messaggio ancora più particolare vuoi lanciare in questi giorni che ci stiamo preparando per ascoltare Papa Francesco? Beh, quello che vorrei dire a questi giovani è che mi ha fatto un grande, grande piacere poterli conoscere, poterli accogliere qui in casa nostra e anche in casa loro e dir loro che Gesù li ama. Questo vorrei dirle e ho cercato di trasmetterglielo pure, ma ecco, questo sono così convinta dell'amore di Dio per loro e spero davvero che crescano seguendo lui sulle sue tracce, come Charles de Foucauld l'ha fatto. Ci hai parlato nel tuo racconto della tua esperienza a Gaza. Come vivi in questi tempi, ricordando la tua permanenza lì, questi tempi in cui senti ancora voci particolari che arrivano da quella terra che pare non conosca una quiete? Pregando e supplicando il Signore, perché quella è la sua terra, di aver misericordia e di sperare che si può fare qualcosa. Ecco, le piccole sorelle hanno scelto una spiritualità di stare con tutti, stare con la gente. Ci puoi ricordare brevemente qualche tratto proprio della vostra spiritualità? La nostra spiritualità, allora la vita di Gesù a Nazareth, una vita nascosta di preghiera, di lavoro, di condivisione e di vicinanza, di amicizia verso tutti. Grazie sorella Carla, e Prego. a te e a me diciamo buon cammino. Buon cammino, grazie. Allora, carissima Mariana, anche te sei in cammino per giungere dal Papa l'11 sera nel Circo Massimo. Come mai sei venuta? Sono venuta perché sentivo che avevo bisogno di un pit stop da tutto il trambusto dell'anno, avevo bisogno proprio di fermarmi e mettermi in cammino per ritrovare lo spazio per il rapporto con Dio nella quotidianità. E quindi ho deciso di fare questo pellegrinaggio. Insieme anche a tutti gli altri compagni di viaggio è sempre un'occasione per crescere nel confronto, anche nei momenti di silenzio che abbiamo. Sono tutte delle occasioni che spesso nella quotidianità non riusciamo a vivere. Quale emozione forte fino adesso ti stai portando proprio dietro che ti sta aiutando a camminare? Sicuramente l'umanità dei testimoni che abbiamo incontrato, perché spesso pensiamo che siano magari anche i martiri, i santi, che siano degli eroi, che appunto siano nati per quello. Invece in questi giorni stiamo scoprendo che comunque anche loro hanno avuto dubbi, hanno avuto momenti in cui non sapevano dove camminare. E quindi ho sentito forte che anche la loro vicinanza con la mia vita e il fatto che anch'io nelle piccole scelte quotidiane devo trovare il coraggio ogni giorno di dire di sì a Dio. Grazie, buon cammino.
Raccontaci chi sei e che fai in questi giorni qui a Roma. Ciao, sono Paolo Duranti, vengo da Cortona e insieme alla pastorale giovanile ho preso parte a questo cammino. Siamo arrivati a Roma e abbiamo visitato degli importanti luoghi della cristianità. Siamo partiti dal Santuario del Divino Amore e successivamente siamo andati percorrendo la Via Appia a visitare le catacombe, in particolare le catacombe di San Sebastiano e la chiesa del Quo Vadis, dove Pietro tornò sui suoi passi e decise di rimanere a Roma a evangelizzare, e infine anche le Fosse Ardeatine, dove c'è stato un eccidio nazifascista alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Oggi abbiamo visitato, invece stiamo visitando dei luoghi importanti nella vita di San Paolo qui a Roma, e niente, siamo un bel gruppo, ci troviamo bene insieme, siamo guidati splendidamente dai sacerdoti e le sorelle e i monaci. Grazie intanto per l'accoglienza. Abbiamo appena concluso qui noi giovani della diocesi di Arezzo Vaterazzanze Volto il nostro incontro con la vostra comunità, la comunità di Sant'Egidio. Ci hai descritto soprattutto l'esperienza del corridoio orientale. Cosa vuoi dire proprio su questa esperienza in questo momento particolare? Beh, penso che l'esperienza che noi viviamo con la comunità, con i corridoi umanitari, è anche mostrare che la speranza c'è, che tanti, in tanti, vogliono anche che il mondo cambia e anche dire che la pace è possibile, perché se ciascuno di noi, ognuno di noi, nel suo piccolo io, insieme, facciamo e ci mettiamo insieme a fare qualcosa, tutto può cambiare. E quindi è anche la speranza di dare una vita a chi fugge la guerra, perché noi qui in Europa possiamo anche, con l'aiuto di tutti, dare una possibilità di una vita, una speranza che una vita migliore. Dunque, accanto a te c'è un giovane che arriva dalla Siria, che ha appunto, grazie ai corridoi umanitari, è potuto arrivare qui in Italia. Quale speranza hai? Da quanti anni sei arrivato? Quale speranza hai? Ah, da un anno e mezzo fa sta arrivando qua. Grazie a tutti, grazie alla comunità per aiutare, per venire qua, per vivere senza guerra, per vivere per la pace. Grazie a tutti. E la guerra? Noi ci siamo purtroppo dimenticati come italiani che cos'è la guerra, purtroppo pur bene. Tu l'hai vissuta fino a un anno fa. Aiutaci, per favore, a ricordarci l'impegno per la pace. Cosa diresti a noi italiani per custodire la pace? Come dobbiamo comportarci? Noi, per la preghiera, soprattutto per la preghiera per la pace. E adesso invece ringraziamo intanto ancora una volta Padre Raffaele Mennitti e Don Alexander Calderon per il materiale, le immagini, le interviste che ci hanno inviato. Andiamo a sentire anche un estratto di quello che ha detto Papa Francesco ai giovani al Circo Massimo. Se noi cristiani non impariamo a ascoltare le sofferenze, ascoltare i problemi, stare zitti e lasciar parlare e ascoltare, non saremo mai capaci di dare una risposta positiva. E tante volte le risposte positive non possono darsi con le parole, si devono dare rischiando se stessi nella testimonianza. Dove non c'è testimonianza, non c'è lo Spirito Santo. Questo è serio. Essere cristiano non è uno status nella vita, un status qualificato. Ti ringrazio, Signore, perché sono cristiano.
e non sono come gli altri che non credono in te. Vi piace questa preghiera a voi? Non sento. Vi piace? E questa è la preghiera del fariseo, dell'ipocrita. Così pregano l'ipocrita. Ah, povera gente, non capisce nulla. Non sono andati alla catechesi, non sono andati a un collegio cattolico, non sono andati all'università cattolica, ma sono povera gente. Questo è cristiano? È cristiano o no? No! Questo scandalizza! Questo è peccato. Ma io penso tante volte a Gesù che bussa alla porta, ma da dentro, perché lo lasciamo uscire. Perché noi tante volte senza testimonianza lo teniamo prigioniero delle nostre formalità, delle nostre chiusure, del nostro egoismo, del nostro modo di vivere clericale. È il clericalismo, che non è solo dei chierici, è un atteggiamento che tocca a tutti noi. Il clericalismo è una perversione della Chiesa. Camminare soli permette di essere svincolati da tutti, forse più veloci, ma camminare insieme ci fa diventare un popolo, il popolo di Dio. Popolo di Dio che ci dà sicurezza, la sicurezza dell'appartenenza al popolo di Dio, e col popolo di Dio ti senti sicuro. Nel popolo di Dio, nella tua appartenenza al popolo di Dio, hai identità. Dice un proverbio africano: se vuoi andare veloce, corri da solo, se vuoi andare lontano, vai insieme a qualcuno. E adesso, ecco, proprio alla luce di questa bella esperienza di fede, di preghiera, vissuta da tantissimi giovani da tutta Italia, anche dai nostri giovani della diocesi di Arezzo, Cortona, Sansepolcro, la pastorale giovanile proprio della diocesi ci informa che sono aperte le preiscrizioni per la giornata mondiale della gioventù in programma a Panama dal 14 al 28 gennaio del 2019. Il periodo comprende il gemellaggio che sarà con la diocesi di Chitré. Le preiscrizioni chiudono il 6 ottobre. Per preiscriversi e o per chiedere maggiori informazioni bisogna mandare una mail a centro@arezzogiovani.it. E per concludere questa lunga pagina, questo lungo speciale del nostro telegiornale di oggi, tutto dedicato all'incontro a Roma con Papa Francesco, adesso andiamo proprio a fare un bilancio di questi giorni nel nostro focus di oggi con Padre Raffaele Mennitti, responsabile direttore del Centro per la Pastorale Giovanile della Diocesi di Arezzo, Cortona, Sansepolcro. Grazie per l'attenzione e buona visione. I giovani della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro in pellegrinaggio a Roma. Come è andato il cammino? Vi abbiamo seguito grazie alle immagini, ai video e alle interviste che ci avete inviato direttamente dal posto. È stata un'esperienza bellissima, come ogni volta che si cammina con i giovani e che si sta in compagnia proprio tra di noi e in ascolto di Papa Francesco, che ci ha ricordato la bellezza di seguire il Signore. La stanchezza tanta, ma altrettanta la gioia. Diverse tappe, diversi chilometri fatti, credo che all'incirca abbiamo fatto una media di una trentina di chilometri al giorno, grosso modo. Insomma, è stata una bella camminata all'interno di Roma antica e della periferia romana, incontri, come avete visto nei vari servizi, anche di alta qualità per il nostro spirito, scoperte per i giovani che erano con noi di mondi che ci sono accanto, che però sono sconosciuti, la realtà di Sant'Egidio con l'accoglienza dei rifugiati politici
politici e quanto per i poveri, l'esperienza con le sorelle pigmee di Charles de Foucault che ci hanno fatto vedere all'interno di una Roma che conosce palazzi e quartieri in un modo, invece uno stile abitativo uguale a periferie delle grandi città del mondo e anche fatte proprio con capanne per loro scelta, l'incontro con la grande esperienza monastica, l'abate delle Tre Fontane che ci ha aiutato a capire il discernimento e a vivere un respiro lungo, tranquillo della preghiera e tanto altro che sicuramente portiamo nel cuore. È stato bello viverlo con questo pellegrinaggio per mille strade, che era un'iniziativa appunto che ha portato tantissimi giovani da tutte le parti d'Italia. Voi avete anche raccolto alcuni testimoni importanti che hanno potuto vedere i giovani del cristianesimo. Esatto, mille strade, ci siamo mossi da tutta Italia, come diceva il Papa scherzando e anche ha ricordato il Cardinal Bassetti nell'omelia di ieri mattina, dalle Alpi alle piramidi, ha detto il Cardinal Bassetti, e non si è sbagliato, perché poi effettivamente era una proposta della Chiesa italiana, ma come spesso capita sono venuti anche altri amici, fratelli giovani da altre parti d'Europa e delle vicine coste. Testimoni che abbiamo incontrato, prima di tutto il testimone numero uno è stato il giovane, vorrei proprio sottolineare questo, il giovane che non faceva parte del nostro gruppo e che ti incontravi camminando, era un testimone per i nostri giovani di una possibilità di un cammino che era alternativo. Un cammino fatto non tanto per chissà quale scopo di terapia o quant'altro, ma un cammino per arrivare ad un santuario, come gli antichi pellegrinaggi, quindi arrivare proprio a Roma, la città santa, e alle tombe dell'Apostolo Paolo e Pietro. Testimoni, come ho ricordato prima, qualificati, che ci hanno ascoltato, sì, tanto ascolto, devo dire proprio anche i testimoni che parlavano hanno dedicato ai nostri giovani tanto ascolto, e testimoni di grande pregio, quali santi, martiri, l'incontro delle fosse ardeatine ha segnato molto i nostri ragazzi. Visitare il mausoleo dell'Ecidio con 365 tombe, ricordare il massacro frutto dell'odio, della incomprensione, ecco, quella sera quando abbiamo fatto la condivisione prima di andare a riposare, sono uscite fuori dai nostri giovani tante reazioni a quest'odio, reazioni anche di considerazione di quelle che sono le discussioni che sono sui social in questi tempi, dell'accoglienza o meno degli immigrati, queste considerazioni a volte molto velenose su Facebook o su altri social, ecco, i ragazzi hanno potuto comprendere come tanto veleno che si spruzza gratuitamente può portare effettivamente a tanto dolore. E com'è stato anche per i ragazzi vivere questa veglia di preghiera per il sinodo che li vede protagonisti, perché è un sinodo appunto che, ricordiamolo, parla di discernimento vocazionale, di futuro, delle prospettive, degli obiettivi per i giovani. È stata un'esperienza in cui hanno capito intanto questo cammino della Chiesa, questa volontà del Papa e dei Vescovi di mettere i giovani al centro della vita ecclesiale. Il Sinodo e l'Instrumento Laboris che ne è uscito nel giugno scorso parla proprio dei giovani, ma ne parlano i giovani. L'Instrumentum che ha voluto il Papa è proprio un resoconto di quanto sia l'incontro preliminare al Sinodo dell'aprile scorso, sia tutto quello che è arrivato in materiale a Roma delle varie diocesi, delle varie nazioni, ha portato al documento preparatorio del Sinodo, che invito tutti a leggere perché è un'ottima riflessione, uno spaccato della Chiesa nel mondo giovanile di tutto il mondo, ovviamente diversificato, ogni nazione, ogni territorio ha una propria peculiarità, per cui anche il dire con i giovani si fa così è sbagliato. Ogni luogo ha un modo per poter aiutare i giovani a vivere il proprio cristianesimo, a vivere la propria fede, ma anche qui siamo attenti
lasciare che i giovani aiutino la Chiesa a respirare la freschezza dello Spirito Santo. Ed è stato questo, la bellezza di questi giorni, la veglia vissuta insieme al Circo Massimo, un luogo dove ovviamente è inutile ricordare Roma e quello che succedeva al Circo Massimo, ma riempito dai nostri giovani, la preghiera vissuta con profondità e poi lo spettacolo, i testimoni che ci sono stati sul palco e dunque la Notte Bianca, questa iniziativa del Servizio Nazionale che ci ha fatto girare le chiese di Roma. Noi eravamo divisi in tre gruppi, ma era possibile visitare tanti luoghi. Ovviamente la comunità di Sant'Egidio ne animava uno, ma noi eravamo stati lì la mattina. Abbiamo scelto di fare un percorso di aiuto tra la storia dell'arte con l'Associazione Pietre Vive sul Caravaggio, vivendo alcune chiese e su Roma paleocristiana. Alcun altro gruppo è andato al Gesù Nuovo per ascoltare l'esperienza di una costruzione di dialogo tra gli ex brigatisti e le vittime, i figli di chi sono state vittime delle loro stragi, dei loro attentati. Quindi anche c'era appunto il brigatista che ha fatto l'attentato alla scorta di Aldo Moro e c'erano i figli. Questo sicuramente ai giovani in queste settimane che verranno potranno metabolizzare, risentire nel loro cuore veramente tutto quello che hanno ascoltato, e sicuramente per noi Chiesa di Arezzo sarà un progetto che potremmo ricondividere. La veglia poi trascorsa sembrava una cosa particolarissima, camminare intorno alle 4 del mattino a Roma e vederci tutti invadere le chiese. Le chiese che sono tornate ad essere, come nella Roma antica, ostelli del pellegrino, cioè le chiese dove a sacchi a peli dei ragazzi dormivano. E noi stessi abbiamo dormito, il nostro gruppo di Arezzo ci siamo messi a dormire come si è potuto, alle 5 del mattino, alle 4, in via della Conciliazione, in attesa che si aprissero i varchi per piazza San Pietro. Ma tutto, devo dire, si è svolto nella tranquillità, non c'è stata nessuna ansia di fare aprire o quant'altro, ma tutto è stato vissuto nella gioia, perché quando si sta con i ragazzi si banalizza, si canta, ma quell'espressione del canto è proprio anche lo stemperare a volte una stanchezza, una particolare situazione che stai vivendo, e il condividere. Quindi una veglia che ci ha portato ad ascoltare nuovamente il Papa. Nella veglia il Papa ci ha ricordato di essere giovani che sono di proposizione verso le proprie chiese. Il Papa ha puntualizzato alcuni punti, la scelta di una famiglia, che non deve aspettare che si invecchi perché tu possa sposarti. Il Papa ha suggerito ai giovani che quando hai un amore lo devi assolutamente coltivare e poi decidere immediatamente la tua scelta di vita, matrimonio, sacerdozio, vita consacrata, vita professionale. È stato molto diretto il Papa, i suoi discorsi andranno riascoltati con attenzione. Nel mattino in Piazza San Pietro abbiamo ascoltato nuovamente il Papa, che ci ha aiutato in quel motto che un po' sintetizza tutto il percorso fatto, che è bene non fare il male, ma è male non fare il bene. Ce l'ha fatto ripetere tante volte, ma credo che anche questa semplicità di questa citazione di un padre della Chiesa ci ha aiutato a ricapire che non bisogna stare fermi. È tornato il suo invito a non essere giovani divano, ma ad essere giovani in azione, ma in azione con una preghiera forte nel cuore.